La pandemia, se ha imposto una rimodulazione del nostro senso civile, non ha scalfito minimamente il mondo sommerso dell'illegalità. Lo attestano i fatti di cronaca che in questi giorni hanno visto in azione la Compagnia Carabinieri di Cecina. Capitano Cristian Bottacci, il 4 giugno la vostra compagnia ha messo a segno un importante arresto, soprattutto importante per quanto riguarda il fatto di poter bloccare quella che è l'attività dello spaccio della droga. Ce ne vuole parlare? Sì, allora, è stata un'attività, diciamo, di iniziativa del nostro reparto, dell'aliquota operativa radiomobile di Cecina. Avevamo avuto qualche informazione per quanto riguarda dei movimenti strani che avvenivano in questo appartamento, così che i militari si sono messi a fare per una settimana una sorta di osservazione dei movimenti di questi soggetti e hanno verificato che erano in possesso di due autovetture e che facevano degli spostamenti, diciamo, sempre non insieme, ecco. Dopodiché, dopo aver capito quali erano le loro abitudini, si è deciso di intervenire giovedì, quindi è stata presa di mira un'autovettura che usciva da questa casa, è stata controllata dal radiomobile per un normale controllo, come se non potessero sospettare nulla. E al momento, insomma, quando sono stati chiesti i documenti, ha detto che non era in possesso, quindi è stato accompagnato a casa la persona, seguito perché stavo con la macchina sua, e nel frattempo questa persona ha avvisato il complice che era a casa per avvisare che stavamo andando lì. Quindi di fretta e furia questa persona in una sacca nera ha nascosto i 3 panetti di cocaina e la pistola ed è andato via, non sapendo che lungo la strada che avrebbe dovuto percorrere c'era un'altra pattuglia, questa volta erano sempre militari civili, diciamo, con abiti civili, che una volta gli hanno attivato l'alte con paletto e distintivo, non ha esitato a tirare dritto, tentando anche di investire uno dei due militari. Ovviamente, fortunatamente non ci è riuscito, poi è stato inseguito. Nel frattempo, mentre era inseguito, ha gettato dal finestrino una sacca, un qualcosa, una busta. Quindi, una volta che è stato preso, individuato e arrestato, nel ripercorrere a ritroso il tragitto è stato localizzato il luogo dove era stata gettata la busta e al cui interno c'erano questi 3 panetti appunto, di cocaina già ben sigillata. Poi c'era appunto una pistola calibro 9x21, due colpi inseriti e altri 13 che sono stati rinvenuti successivamente a seguito delle perquisizioni. Oltre a un'altra dose pronta per essere venduta, più diversi contanti, sia euro che franchi svizzeri, per un ammontare quasi di 600 e rotti euro. Quindi tutti i presupposti c'erano per procedere all'arresto. Dopodiché, dopo tutti gli atti che sono stati effettuati e le comunicazioni, sono stati poi portati al carcere di Livorno, alle Sughere, e adesso sono lì, in attesa della convalida del GIP dell'udienza. Lei ha detto giustamente che avete avuto anche un supporto esterno. Ora, volevamo sapere quanto è importante allora la cittadinanza, l'aiuto della cittadinanza nelle vostre indagini e se queste indagini hanno un raggio molto più ampio. Insomma, di solito quando si sente parlare di droga si pensa a un'azione corale da parte dell'arma. Sì. Allora, indubbiamente le segnalazioni che arrivano dai cittadini sono molto importanti perché sono, diciamo, degli occhi in più che possono aiutarci per capire determinate situazioni, determinati movimenti. Nella fattispecie, ovviamente, questa segnalazione è stata molto, diciamo così, preziosa perché ci ha consentito di focalizzare l'attenzione su questi due soggetti. E noi, come da regola, insomma, quando abbiamo queste attività inerenti alla polizia giudiziaria, avvisiamo sempre il nostro comando superiore, il nucleo investigativo, che è il reparto proprio responsabile per quanto riguarda le attività di polizia giudiziaria, mettendoli a conoscenza che abbiamo questa attività in atto e valutando il tutto,
insomma, è stato così verificato che si poteva fare in autonomia e così abbiamo fatto. Ovviamente da qui, da questo arresto, stiamo facendo tutti gli accertamenti necessari per, diciamo, capire cosa c'è dietro, perché non è fermo a se stesso questo arresto. E stiamo facendo i dovuti, appunto, accertamenti, sempre ovviamente in collaborazione con il nucleo investigativo, perché ovviamente se sono più soggetti ci deve essere bisogno anche di più forza in campo, e quindi, insomma, il lavoro di squadra premia sempre poi alla fine. Un'ultima domanda. Beh, la vostra azione conferma ancora una volta quanto sia importante l'arma all'interno della nostra vita, nella nostra sicurezza quotidiana. Però da lettore, nel momento in cui scopro che qui nella nostra zona vengono arrestate persone che hanno le mani all'interno del sistema della droga, mi pongo la domanda: quanto è presente questo elemento negativo all'interno della nostra società e qual è la vostra azione per contrastare? Allora, bisogna innanzitutto valutare il fatto che questi due arresti di ieri risultano essere appunto, in totale, negli ultimi 6 mesi, 14 arresti solo per droga, quindi per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. È un fenomeno, diciamo, importante e critico anche, diciamo, soprattutto per i ragazzi, perché abbiamo avuto anche diciamo, modo di constatare che anche nelle scuole purtroppo circolano queste sostanze. La nostra azione è sempre un'azione, diciamo, cerchiamo sempre di fare prevenzione, quindi con attività antidroga all'esterno delle scuole, avendo anche queste, diciamo, sfruttando tutte le informazioni possibili che provengono sia dai cittadini che dai reparti confinanti, e quindi la prevenzione è la cosa più importante. Ovviamente la presenza dei carabinieri in giro fa anche da deterrente, quindi qualche malintenzionato magari ci può pensare 2 volte prima di fare qualche attività illecita, e dal momento, dopodiché, dopo un'azione appunto preventiva, ovviamente poi passiamo a quella repressiva una volta che veniamo a conoscenza di determinate situazioni, determinate realtà, e si procede e si arresta o comunque sia si denuncia in base al quantitativo che viene ritrovato. Abbiamo avuto, diciamo, un'attività importante, è stata fatta in piena emergenza Covid a Rosignano Marittimo, dove abbiamo trovato un latitante, un marocchino latitante, che doveva scontare altri 3 anni di carcere, che era accampato in uno di questi boschi, e dopo averlo appunto anche lì osservato, attenzionato e quant'altro, è stato deciso di prenderlo e di arrestarlo. Queste sono le attività che noi cerchiamo di fare proprio per contrastare questo fenomeno, che comunque sia è una nostra, diciamo, è una criticità, però noi siamo qui proprio per combattere questo fenomeno e per in qualche modo venire incontro anche alle esigenze dei cittadini, perché comunque è un qualcosa che anche la cittadinanza ci chiede, ecco, il nostro compito è questo. Se qualcuno volesse intervenire o fare segnalazioni, ovviamente non solo nell'ambito della droga, come si deve rivolgere a voi? Quali sono i vostri canali principali? Beh, sicuramente il 112, che è il canale principale della comunicazione, a cui risponde appunto la nostra centrale operativa, che poi in base al tipo di segnalazione smista la chiamata ai reparti che sono operanti sul territorio. Ovviamente noi facciamo tesoro di queste segnalazioni, perché ci mettono nelle condizioni di poter venire contro alle esigenze dei cittadini, quindi per noi è appunto importante stare sulla strada, cercare di capire le dinamiche di tutte
le località dove siamo, perché comunque la nostra compagnia comprende un territorio che va da Castiglioncello fino a Donoratico e ogni realtà è una realtà che deve essere appunto attenzionata. Pertanto il nostro compito è appunto quello di vorremmo che ci fosse appunto questa fiducia nei nostri confronti nella divisa, che non passiamo per meri controllori, ma che siamo qui proprio per venire incontro alle esigenze della popolazione, della cittadinanza. Anche noi questa divisa la indossiamo, ma anche quando siamo in abiti civili comunque siamo sempre carabinieri, quindi è come se in qualche modo l'abbiamo tatuata in noi questo uniforme. Io la ringrazio e buon lavoro. Grazie a voi della disponibilità.